le agevolazioni prima casa si possono perdere tutte le volte in cui i requisiti che sono stati spiegati poc'anzi non siano veritieri, quindi si siano dette, diciamo così, delle bugie, oppure nell'ipotesi in cui appunto non si tenga fede all'obbligo di non rivendere per 5 anni, quindi si rivenda per esempio dopo 2 anni dall'acquisto. In questo caso si verifica la decadenza o si rischia di decadere dalle agevolazioni pagando allo Stato quello che si è risparmiato con le agevolazioni stesse, quindi il 7% se si è pagata imposta di registro o il 6% se si è pagata l'IVA. In più su questo ammontare deve calcolarsi una sovrattassa del 30% oltre che il pagamento degli interessi di mora. C'è però la possibilità di salvarsi, diciamo, da questa ipotesi di decadenza, e cioè se avendo rivenduto nei 5 anni poi si ricompri immediatamente dopo, o meglio entro l'anno dalla rivendita, un'altra abitazione. Questa volta un'abitazione nella quale è necessario e obbligatorio stabilire la propria dimora abituale. Quindi non è sufficiente trasferirvi la residenza nel relativo comune, ma sarà necessario proprio adibirla a propria dimora abituale, propria o della propria famiglia. C'è anche la possibilità che si realizzi di non poterlo fare, oppure si realizzi che non si riesca a trasferire la residenza entro i 18 mesi, oppure si sono rese delle dichiarazioni false. In questo caso ci si può, come si suol dire, autodenunciare e in maniera operosa quindi ravvedersi. In altri termini, ci si autodenuncia all'ufficio del registro, o meglio Agenzia delle Entrate, si dichiara che appunto si è perso o si è decaduti dalle agevolazioni prima casa, e il fisco in questo caso per questa autodenuncia premia il contribuente perché gli consente di pagare solo la differenza d'imposta che appunto c'è tra la prima e la seconda casa, quindi come dicevamo il 6% o il 7% a seconda che si parli di IVA o di imposta di registro, ma scontando, quindi non facendo pagare, quel 30% di sovrattassa negli interessi di mora, ma soltanto gli interessi legali.